Mister Petruzzelli, vittoria e salvezza matematica una giornata dalla fine. Un mezzo miracolo, uno scudetto. Che cos'è questa Serie A per il Cuneo, conquistata con tutte le forze? Sicuramente è un risultato importantissimo, anche perché abbiamo messo sotto squadra di buon calibro. Primo, secondo, è la prima volta che la città di Cuneo in ambito femminile può permettersi una squadra in Serie A per 2 anni consecutivi. E terzo, un complimento comunque alla squadra che devo dire che mi ha seguito dal 17 agosto che abbiamo iniziato fino, non dico oggi perché voglio onorare al meglio il campionato, quindi fino a, spero, sabato prossimo. Questo grosso merito va alle ragazze, perché comunque hanno lottato anche nei periodi più difficili, dove magari ottenevamo meno di quello che producevamo. Questo è il calcio. Nel primo tempo eravamo sotto di 1-0, ho cercato in tutti i modi di dare una sveglia, tra virgolette. Comunque nel primo tempo non è stato fatto male. E magari abbiamo giocato un po' di meno, ma comunque secondo me siamo entrati in campo più aggressive e in 6 minuti abbiamo ribaltato il risultato. E questa non è la prima volta, quindi vuol dire che anche sotto un profilo mentale la squadra ha reagito. Da un punto di vista fisico la squadra è stata bene, sta bene, e quindi questo fa sì. Vorrei anche ricordare che nel girone di ritorno abbiamo fatto un grosso girone di ritorno, perché comunque a parte la partita sbagliata con la Fiorentina, che poi è una squadra veramente nettamente più forte, abbiamo avuto un ruolino importante. Abbiamo fatto 20, siamo a 26 punti, ne abbiamo fatti già 2 in più del campionato di Serie A di 2 anni fa, quando però le partite c'erano 4 partite in più. Quindi 12 punti in più disponibili, e quindi questo va un grosso merito alle ragazze, che comunque hanno tenuto una media alta per una salvezza, considerando che dovevamo mettere sotto parecchie squadre, e considerando che eravamo una neopromossa, e considerando che c'erano 6 squadre che ballavano per andare tra l'A e la B su 12, quindi la metà. Il campionato maschile, se tieni questa media qua, arrivi, è vero, a metà classifica, ma saremmo già stati salvi da 3 o 4 domeniche. E sabato prossimo, ultima gara, arriva al Verona per fare una bella festa a Cuneo. Sì, io spero che sia una bella giornata di sport. Spero che soprattutto il pubblico di Cuneo venga numeroso al Paschiero per dare un tributo importante a queste ragazze, che comunque hanno dato l'anima dall'inizio alla fine. E quindi io spero che sabato il Paschiero di avere uno stadio che accolga bene queste ragazze. Spero di fare una buona partita contro una grande squadra come il Verona, che ha giocatrici importanti.